Un terribile incidente è avvenuto stamattina lungo l'autostrada 16 Napoli-Canosa. Attualmente il bilancio è di un morto e 14 feriti, di cui due in gravi condizioni. Nel sinistro sono stati coinvolti un bus finito in una scarpata e 5 automobili. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente, cercando di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. Secondo l'ipotesi più probabile, potrebbe essere avvenuto inizialmente un incidente tra due o tre vetture, seguito dall'arrivo del bus. Le altre automobili coinvolte sarebbero poi andate a scontrarsi con i veicoli fermi sulla carreggiata.